Fratelli e non, buonasera a tutti voi. Mi stavo guardando il gol di Cristiano Ronaldo. Dunque, terzo video di giornata, mica poco. Terzo video di giornata per parlare delle altre. Delle altre che mi stanno continuando a sorprendere. Sta a vedere che quest'anno, quando è la fine, le ali di pane mi tocca passarle dall'Inter al Milan e alla Roma. Sta un po' a vedere come va a finire. Parliamo di queste tre squadre. Queste tre squadre, che il Napoli oggi, io ho visto la partita nel primo tempo, il Torino, vabbè che il Torino è stato la sagra degli errori, soprattutto sui primi due gol, a mio parere, però ciò non toglie che il Napoli sta giocando bene. Oggi Mazzarri ha fatto una battuta veramente molto carina, anche simpatica. Ha detto: sembrano che giocano alla PlayStation, però io avrei dovuto cambiarne perlomeno 7. Quindi ha fatto capire ampiamente che oggi il suo Torino contro il Napoli non c'è stato. Il Torino ha sbagliato molto, ma sicuramente si è trovato di fronte a un Napoli che sta andando, a mio parere, sopra le più alte previsioni, perché io ho sempre un dubbio che non so quanto tempo terrà il Napoli, perché secondo me ha la coperta un po' corta. Siamo a inizio stagione, adesso lo vedremo quando cominceremo ad andare verso gennaio, febbraio. È lì che cominceranno veramente le difficoltà, secondo me, per il Napoli. Per il momento il Napoli mi sta sorprendendo in positivo. Quindi un complimento alla squadra di Ancelotti, ma su Ancelotti non ho nessun dubbio, perché Ancelotti lo conosciamo bene. E ripeto, bisognerà vedere la tenuta del Napoli, però fino adesso sicuramente sta facendo la sua parte. Ha preso il primo sassolino nella scarpa contro la Sampdoria dell'ottimo Quagliarella. Però ciò non toglie che le altre quattro partite le ha vinte tutte e quattro, quindi vuol dire che comunque la squadra c'è. Quindi sicuramente un plauso al Napoli, che sono 3-4 anni che è sempre dietro la nostra coda. Complimenti a loro. Per quello che riguarda il discorso Roma, io oggi la partita della Roma l'ho vista tutta. Cioè, la Roma veramente in questo momento è una squadra veramente allo sbando. Oggi gli ho visto fare degli errori che nemmeno se vai a vedere le partite, cioè dove gioca mio figlio, non li fanno certi errori. Passaggi sbagliati a 3 metri, cali di concentrazione paurosi. Ora, io non so di chi sia le colpe di questa debacle, se si tratta di Monchi che ha sventrato la squadra, se io non so di chi sono le colpe, però ciò non toglie che la Roma i giocatori, a mio parere, li ha, perché non è che non ha i giocatori, gente come Dzeko, gente come Onder, gente come Perotti, gente come El Shaarawy, insomma, sono giocatori, gente come Florenzi, De Rossi, cioè Fazio. Fazio oggi è stato uno dei peggiori in campo, a mio parere, però voglio dire, comunque è un giocatore che non è uno scarsone, si sta parlando comunque, a mio parere, di una discreta Roma. Dare la colpa a Monchi, dare la colpa di Francesco che non riesce a trovare delle quadrature giuste a questa squadra, non lo so, però in questo momento la Roma sta veramente, veramente molto deludendo, ma veramente molto deludendo. È chiaro che il Bologna di Inzaghi oggi ha fatto 13 al Totocalcio, perché io ho sempre detto che per me Inzaghi Filippo non è un allenatore di calcio, e per il momento resto di quest'idea. Filippo mi dovrà dimostrare molto, 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 perché è chiaro che sappiamo benissimo, io questo lo riconosco per primo, il fatto che lavora a Bologna, quindi non è che si può aspettare di lavorare con i Cristiano Ronaldo. Però secondo me il Bologna è una squadra che il potenziale per salvarsi ce l'ha, quindi Inzaghi deve fare di più di quello che ha fatto fino adesso. Oggi sì, ha battuto la Roma e sicuramente gli do una buona parte di meriti, ma in questa vittoria molti sono i demeriti della Roma, ma molti, molti. Secondo il mio parere, io credo che se devo dare delle percentuali, do 70% di demeriti alla Roma e 30% di meriti al Bologna. Io
io personalmente, poi tutto va bene, però ripeto, è una Roma in questo momento a mio parere molto 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 allo sbando, molto allo sbando. E adesso per ultimo ho lasciato il Milan, che il Milan mi ha dato un'altra delusione oggi, perché ha pareggiato in casa 2-2 con l'Atalanta. Ora io lo dico subito, io non è che mi aspettassi dal Milan un partitone e che vincesse 4-5-0 con l'Atalanta, assolutamente, perché il Milan attuale secondo me, non me ne vogliano gli amici milanisti, però in questo momento il Milan è una squadretta. Io quando mi avevate chiesto che cosa poteva fare il Milan, ho voluto essere ottimista e ho detto per me potrebbe lottare per il quarto posto, però insomma, dai, siamo sinceri ragazzi, il Milan non ha una grande squadra, ha la fortuna di avere davanti Higuain, ma gli altri fino adesso perlomeno la classifica lo dice, insomma, non è che vedendo il Milan, io ripeto, a me sono partite che non mi piacciono, io vedo giocare in modo molto lento, cioè non c'è una vera idea di gioco, è una squadra senza identità il Milan, senza identità, a dispetto di un'Atalanta invece che non è mai morta e che ha creduto nel pareggio fino alla fine, e poi perché ha segnato il pareggio a partita quasi finita, perché se pareggiava prima, diciamo un quarto d'ora dalla fine, non lo so la partita come andava a finire, perché secondo me l'Atalanta aveva tutte le credenziali per poterla vincere la partita oggi. Io ho visto un Milan assolutamente non sugli scudi, un Milan che ha fatto sicuramente fatica, perché è una squadra che non ha leader in campo, a mio parere, cioè una squadra senza leader. Quando le squadre non hanno leader in campo, cioè, perché siamo sinceri, non è che possiamo dire che Bonaventura possa fare il leader di un Milan, sì, può fare il leader in un Milan da metà classifica, ma se vuoi una squadra forte che possa ambire allo scudetto, tornare in Champions, sono altri giocatori che servono. Sicuramente Bonaventura è un buon giocatore, è un buon operaio di centrocampo, qualche volta ti inventa il golletto, ma più di là di lì non va. Stesso discorso lo puoi fare un po' per, anche se a me è un giocatore che piace e mi piacerebbe vederlo in un altro contesto, e sto parlando di Çalhanoğlu è un giocatore a mio parere che non sta mantenendo le attese che invece io avevo di lui. Io Çalhanoğlu lo conoscevo anche prima che arrivasse al Milan ed era un giocatore che insomma mi aveva sempre abbastanza positivamente colpito, perché i colpi secondo me li ha, cioè il fiuto del gol. Probabilmente questo Milan che non è all'altezza completamente, forse lo penalizza un po', ma qualche giocatore buono il Milan ce l'ha, non voglio citare Higuain. Ma poi oggi ho visto un'altra cosa, cioè io non lo so, a me mi dispiace per questo ragazzo doverne parlare così, però io ragazzi, io di Donnarumma non mi fido. Che cosa volete che vi dica? Sarà forte tra i pali, ragazzi, ma l'avete vista l'uscita che ha fatto negli ultimi minuti? Quella che è uscito a farfalle fino al dischetto del rigore? Ma cioè, ragazzi, ma quelle non sono uscite da fare un portiere. Onestamente, è un ragazzo, secondo me, che io sono stato un altro di quelli che l'aveva paragonato a Buffon, ma credo di aver deviato un po' anche io le cose, sinceramente. Un giocatore che assolutamente, nel modo più categorico, è un portiere da prendere con le molle, cioè è capace di farti il miracolo, come è successo oggi in un paio di occasioni, poi è capace di farti una papera stratosferica. È un portiere fatto così. Sarà la gioventù, può darsi, sarà che è ancora immaturo per grandi livelli, può darsi, non lo so, però è chiaro che io da un portiere come Donnarumma, soprattutto se teniamo conto che è giudicato a tutti gli effetti il portiere numero uno titolare della nazionale, non capisco perché io attualmente ancora come portiere gli preferisco Perin a Donnarumma, io personalmente. E continuo a confermarmi di essere un portiere capace di grandi interventi, ma capace anche di uscite pericolosissime,
Vedremo, mi auguro di più. Faccio i miei personali in bocca al lupo a Gattuso e mi auguro presto di poter rivedere Milan e Roma verso i posti che gli competono, perché in questo momento Milan e Roma stanno veramente rischiando di non poter andare in Champions. E per ultimo un saluto alla Lazio. La Lazio che oggi ha vinto 3-1, non erro, Inzaghi che si rimette Simone che si rimette in carreggiata con la sua Lazio, a dimostrazione che forse sarebbe ora che cominciassero a pensare un pochino alla Champions e che praticamente vince una partita non facile perché il Genoa era riuscito ad accorciare anche le distanze. E tra l'altro voglio fare un particolare applauso ad un giocatore del Genoa, che è questo ragazzo polacco, Piontek. Questo è un ragazzo che arriverà molto lontano e sarebbe bene che la Juventus gli mettesse un pochino gli occhi sopra, se non l'ha già fatto Marotta. Perché questo è un ragazzo che è da tenere sotto controllo, è da tenere sotto controllo. Ci vediamo nell'infrasettimanale per vedere se ci saranno novità. Sono curioso perché mi piacerebbe vedere le grandi squadre tutte lassù, a ruota nostra, ma tutti gli anni si giocano le carte da soli. Manca qualcosa, ragazzi, sveglia. Alla prossima.